Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con Sport Today, buon inizio di settimana, buon lunedì sera come tale. Andiamo a riepilogare quello che è accaduto in questo weekend sportivo, iniziando ovviamente dal calcio e dal girone B del campionato di prima divisione Lega Pro. I risultati della 13ª giornata: la sconfitta dell'Ascoli 3-2 a Perugia, poi la vittoria del Benevento sul Barletta 4-2, Grosseto Paganese 1-1 come Gubbio, Catanzaro rinviata la gara fra Nocerina e Lecce, a Pontedera la vittoria dell'Aquila 3-2, Prato Pisa 1-1, Salernitana Frosinone 1-0, turno di riposo osservato invece dal Viareggio per una classifica che vede in testa l'Aquila con 24 punti, Frosinone Pisa 23, Perugia 22, Catanzaro e Pontedera 21, Prato Salernitana 19, Benevento 18, Lecce 15, Grosseto 14, Gubbio 12, Ascoli Viareggio 10, Paganese Barletta 7, chiude la Nocerina con un punto. Grande spettacolo al Curi di Perugia per questo Perugia-Ascoli. Vediamo anche i riflessi filmati di questa gara con la formazione bianconera che si è svegliata troppo tardi, al cospetto invece di un Perugia che rimane sempre agganciata al treno della vetta. Partenza forte quella della formazione di casa di mister Camplone, che va in rete al 20° del primo tempo con un gol di Eusepi, una percussione centrale partendo dal limite dell'area dopo un contrasto vinto. Il raddoppio del Perugia al 42° con una rete fortunosa di Fabinho, un doppio rimpallo che favorisce il numero 11 del Perugia. Nella ripresa accorcia le distanze Carpani al 19° del secondo tempo, anche qui carambola piuttosto fortunata per il numero 15 mandato in campo da mister Giordano. Carpani che viene poi espulso nel secondo tempo per un secondo cartellino giallo, fallo su Fabinho lanciato a rete. Quest'ultimo trova la doppietta personale poco dopo la mezz'ora della ripresa per il risultato di 3-1. Il finale di 3-2 è un gol di Anen sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da sinistra dal numero 5 Manolo Pestrin. Nella dopopartita ci sono stati anche dei momenti di tensione con le due tifoserie che sono venute a contatto. Un tifoso dell'Ascoli è stato arrestato da parte delle forze dell'ordine. Questo è il resoconto di Perugia-Ascoli. Per quello che riguarda invece il campionato di Serie D, andiamo a riepilogare i risultati della 13ª nel girone F. Ha aperto tutto la sconfitta dell'Ancona in casa contro il Giulianova per 1-0 nell'anticipo del sabato. Ieri invece vittoria esterna della Fermana 2-0 alla Minternina, il Fano che vince 7-0 a Boiano, Jesina Isernia 2-0 a Macerata, la Recanatese vince 2-0, Matelica Civitanovese 3-1, Agnonese Celano 2-1. Altra vittoria esterna del Sulmona sul campo della Renato Curi Angolana per 2-0 e poi Vispesaro Termoli 2-0. La classifica con l'Ancona sempre in testa, quota 27, accorcia il Sulmona con 25, Termoli 24, Maceratese, Giulianova e Matelica 23, Vispesaro 22, Jesina 21, Civitanovese 19, Fano 17, Fermana e Celano 16, Minternina e Recanatese 15, Olimpia Agnonese 11, Isernia 7, Renato Curi Angolana 6, chiude il Boiano con 4 punti. Dietro della prima sconfitta in campionato dell'Ancona sabato nell'anticipo contro il Giulianova, ieri invece in uno dei due derby marchigiani la Recanatese ha sorprendentemente battuto la Maceratese in casa 2-0. È iniziato in questo momento il match, ecco la palla per Ambrosini, stop di destro e grande tiro di sinistro. Attenzione, ed è in vantaggio la Recanatese con Galli. Ambrosini a caracolla, entra in area, Ambrosini tira e arriva con un attimo di ritardo. Signore e signori, siete ricollegati con l'Elvia Recina per il secondo tempo di Maceratese Recanatese. Altro ennesimo calcio d'angolo, pallone alto, gol, palo. Si libera Borelli, riceve a destra, punta, trova il traversone, palo, altro palo. Vediamo, bella ancora Borelli, vediamo Borelli da sinistra, in mezzo, arriva e conclude, ed è fuori. Attenzione, traversone, niente, a te, fuori, è grande, grande verdicchio. Si libera, Cavaliere. Ecco, esterno del palo. Noman,
a filtrare, attenzione, palla pericolosa per Palmieri che avanza, Noman, attenzione, e si oppone alla conclusione vincente. C'è ancora Latini, Garcia, e calcio di rigore per la Recanatese. Io dall'iscritto il Noman al 48esimo per il match point della Recanatese. E la Recanatese batte la Maceratese con i gol nel primo tempo di Galli, ex Biancorosso, e nel secondo tempo di Noman. Della derby tra Maceratese e Recanatese, della sconfitta dell'Ancona che resta comunque in testa, ma anche di tutte le altre gare, parleremo come di consueto ogni lunedì nell'appuntamento di questa sera alle 21.30 in diretta con Serata Biancorossa. Ospite il direttore sportivo dell'Ancona Sandro Marcaccio e il mister della Recanatese Daniele Maulo. La pagina del calcio la chiudiamo con il campionato di eccellenze, risultati della 12ª giornata: Biagio Nazaro Corridonia 3-0, Cagliese Vismara 0-2, Castelfidardo e il Pidenze Cascinare 1-0, Folgore Falerone Montegiorgio 1-1, Grottamare Vigor Senigallia 1-2, Montranese Samb 1-2, Tolentino Fossombrone 2-0, Trodica Porto Recanati 2-1, Urbania Pagliare 2-1. La classifica con la Samb sempre in testa, 32 punti, Castelfidardo 28, Biagio Nazaro 24, Urbania 21, Tolentino 20, Trodica e Montegiorgio a 19, Porto Recanati, Folgore Falerone a 18, Vismara 16, Corridonia Vigor Senigallia 13, Grottamare Pagliare Fossombrone 11, il Pidenze Cascinare 10, Monturanese 6. Chiude la Cagliese con 4 punti. Dal calcio al basket con la Serie 1, la 7ª giornata che ha visto la vittoria nell'anticipo della Sutor Montegranaro contro la Cimberio Varese per 88-83, la maratona invece di Pistoia con la VL che è stata sconfitta 115-110 dalla Giorgio Tesi Group Pistoia dopo però ben 3 tempi supplementari. Cominciamo proprio da questo match e poi rivedremo anche la vittoria della Sutor. 55 minuti per abbandonare l'ultimo posto della classifica. La maratona salvezza di Pistoia si conclude con il successo della Giorgio Tesi Group sulla VL in una gara spettacolare, ricca di colpi di scena. 115-110 dopo 3 overtime. Sesta sconfitta consecutiva per Pesaro, che da oggi è da sola sull'ultimo gradino della graduatoria. I padroni di casa, in attivo anche di 14 nel terzo periodo, hanno tirato meglio da 2, 56% contro il 38% degli avversari, ed hanno avuto una leggera supremazia a rimbalzo. Da incorniciare la prestazione di Johnson, 37 punti con 17 su 25 da 2, 7 schiacciate, 13 rimbalzi e 43 di valutazione. Ottimo Wanamaker, 29 punti, 7 falle subiti, 8 rimbalzi e 33 di valutazione, 19 punti e 5 assist per Gibson. In casa marchigiana, 29 punti per Bernardo Musso con 6 su 11 da 3, 7 rimbalzi e 4 recuperi e 30 di valutazione. 22 con 10 rimbalzi e 7 falli subiti per Trasolini. Stesso score per Turner, 18 punti e 8 assist per Pecile, 15, 11 rimbalzi e 8 falli subiti per Anosiche. Ma vince Pistoia, che fa un passo in avanti importantissimo in ottica permanenza. Si è fatto sentire invece nell'anticipo di sabato sera il fattore Pala Savelli per la Sutor, che ha battuto la Cimberio Varese. La 7ª giornata della Serie A Becco comincia con il ritorno al successo della Sutor. Al Palasavelli i marchigiani superano Varese e la agganciano in classifica a 6 punti. Terza sconfitta in fila per la Cimberio e la 18ª vittoria consecutiva per Recalcati contro Frates. Eppure le cose si erano messe bene in avvio per i Lombardi. Più 7 dopo 10 minuti, più 11 al 17esimo. Ma nella ripresa Montegranaro cambiava decisamente marcia, strappava l'inerzia e piazzava un break di 31-14. In 11 minuti, più 10 per i padroni di casa in apertura di quarto periodo. La Cimberio non ci stava e recuperava tutto il gap grazie a Clark. 26 punti con 4 su 5 da 2, 6 su 12 da 3. Nel finale 6 punti in un amen di Josh Meglio decidevano il confronto. Per l'americano alla fine 15 punti con 8 su 8 ai liberi, 5 rimbalzi e 20 di valutazione. Ottima la prestazione di Daniele Cinciarini, 21 punti con 9 su 11 al tiro, 4 assist e 25 di valutazione. Bene Collins, 17, con un poker di falli subiti ed assistenze. Dall'altro lato non sono bastati i 16 punti di Coleman. La pagina del basket la chiudiamo ora con la Fileni Iesi, dunque con il campionato di Lega A Gold. Una Fileni Iesi battuta all'Aquila a Trento dall'Aquila Basket. Una vittoria per 94 a 70. Trento che ha trovato il miglior Brandon Trish per Trento, dunque
Sono i suoi 25 punti, 22 per Elder, 12 per Filippo Baldi in quintetto, 9 punti, 10 rimbalzi per Davide Pascolo, uscendo invece dalla panchina. Per Iesi non sono bastati 20 punti, la solita mano infuocata dall'arco per Limael Goldwire, 14 punti per Maggioli, 13 per Marco Santiangeli. Chiudiamo con il volley e con il campionato di serie A2 maschile, l'Ube che ricomincerà mercoledì con la trasferta di Vibo Valentia sul parquet della Tonno Callipo dopo le fatiche in Grand Champions della Nazionale di Berruto. Nella serie A1 invece di volley femminile, Urbino aveva giocato mercoledì il suo anticipo perdendo a Conegliano, con le Venete che poi si sono aggiudicate la Supercoppa a Piacenza. E allora in campo, come detto, la Serie 2 maschile con la Bichem Potenza Picena che viene battuta in casa al tie break dalla capolista Tonazzo Padova. Il sestetto di Graziosi da spettacolo per 2-7, ma poi si spegne proprio sul più bello e subisce dunque la rimonta padovana. Top scorer con 31 punti tra i bianco-blu, un generosissimo Federico Moretti, che tra l'altro era l'ex della gara. È letale nei momenti clou il suo amico avversario Rosso, autore di 28 punti e di fiammate decisive nei testa a testa finali per la Tonazzo Padova. I parziali di 25-18 e 43-41 per la Bichem nel primo e nel secondo set, poi 22-25 e 19-25 nel terzo e quarto set per Padova, che poi vince al quinto ed un tie break per 12-15. Il commento a caldo di Graziosi è stato quello di un altro punto fondamentale in chiave salvezza per Potenza Picena, che rimane comunque nei quartieri alti della classifica, anche se la Tonazzo Padova ha mantenuto, anzi si è confermata in testa alla classifica del campionato di A2. È tutto invece per questa edizione di Sport Today, prossimo appuntamento domani, il primo come sempre alle 19 in contemporanea su Radio Center Music e su ETV. Grazie per l'attenzione, buona serata.